Un taglio che peserà non poco sul palazzo di vetro, annunciato nei giorni scorsi, ora è ufficiale. Gli Stati Uniti effettueranno una riduzione del valore di 285 milioni di dollari al budget 2018-2019 previsto per le Nazioni Unite. Una decisione che arriva dopo che gli USA sono stati duramente sconfitti all'Assemblea Generale sulla questione di Gerusalemme capitale di Israele, tanto caldeggiata dal presidente Trump. Non si tratta del primo taglio effettuato dagli Stati Uniti in merito al proprio contributo all'ONU. Lo scorso 22 giugno un accordo prevedeva la riduzione di 600 milioni di dollari per il budget annuale delle missioni di peacekeeping. Ciò ha comportato un minore impegno nella regione del Darfur in Sudan.